Ma come siamo professionali oggi, Fede? Vi piace questo nuovo outfit con cuffie e microfono? L'audio sicuramente sarà migliore perché vi arriva direttamente, però fatemi sapere nei commenti se mi preferite in questa veste più da telecronista oppure per la carriera possiamo continuare a usare questo. Questo dildo gigantesco. Non so se si può dire dildo su YouTube, però è il microfono che usiamo sempre, un po' più ambientale, ecco. Beh, niente! Vado a cercare Bellini che se lancia e poi gira! Pellegrini! Un gol pazzesco! Pazzesco di Pellegrini! Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale, anzi, bienvenue, così si dice in francese, no? Perché me l'avete scritto nei commenti, visto che nello scorso episodio vi avevo chiesto la pronuncia esatta in francese. Grazie per i vostri consigli. Facciamo un po' d'ordine. Cosa è successo nell'ultimo episodio? Allora, andiamo per ordine di importanza. Direi che abbiamo vinto la Supercoppa di Francia contro il Paris Saint-Germain ai calci di rigore, rigore decisivo di Ballon d'Or, errore di Ben Yedder, ma poco importa perché comunque il nuovo numero 10 della Monaco aveva già segnato un gol molto importante, quello del pareggio che ci ha permesso di arrivare ai calci di rigore. E poi un'offerta, oltre al tanto mercato, che aveva preso il titolo, nel vero senso della parola, dell'episodio, vale a dire quella del Manchester United per Gelson Martins, che è stato tra i migliori contro il Paris Saint-Germain. E infatti lo leggete, prestazioni monster di G.Martins. Però attenzione, perché adesso noi stiamo attendendo che lui definisca il contratto con lo United. Se così fosse, visto che su FIFA non hanno ancora preso Ronaldo, ma stanno provando a prendere Martins ed è molto probabile che accada questa cosa, noi dovremo ripiegare su qualcun altro. Quello che vi ho proposto io è Jeremy Doku, ed è peraltro un giocatore che a voi piace. Però c'è chi mi ha consigliato Federico, detto anche la chiesa al centro del villaggio. E quindi vediamo, vediamo, noi li proveremo entrambi. A me fa più impazzire il primo che il secondo. Ed eccolo qui il messaggio che stavamo aspettando. Gelson Martins è un nuovo calciatore del Manchester United. Grazie, motorino, come l'ho sempre chiamato io in questi anni, per tutto quello che ha fatto con il Monaco, compresa l'ultima partita contro il Paris, in cui ha avuto un ruolo fondamentale. Il fatto, ragazzi, è che noi abbiamo davvero tanti soldi. E quindi la lista dei desideri potrebbe effettivamente ingrandirsi. Intanto c'erano ancora Bruno Fernandes e Allan in lista, oltre a Zaniolo e Doku, che ho appena inserito. Doku peraltro va seguito, quindi qualche giorno dobbiamo attenderlo. Però poi ho pensato che a noi piaceva l'idea di un centrocampista e quindi qualche nome l'ho aggiunto. Pogba, Van de Beek, lo stesso Bruno Fernandes, eventualmente, oltre che chiaramente ad Allan, potremmo prenderli in quella posizione lì. Foden per fare l'esterno, Verratti chiaramente un altro sogno forse inarrivabile, anche se i soldi li abbiamo, quindi dobbiamo capire noi se prendere questa decisione o meno, però effettivamente per il centrocampo. A questo punto, ipoteticamente, per rinforzare tanto la nostra squadra, due colpi realistici e utili potrebbero essere Allan e uno tra Doku e Zaniolo. Questa è la situazione. Partirei da lui e poi la vera scelta è tra questi due. E forse possiamo aspettare un pochino. Io potrei pensare di mettere subito sul piatto Florentino e così farò. Ok, ma vogliono anche 7 milioni. Però diminuisco qui, ma veramente parliamo di spicci per quelli che sono i valori di mercato. Quindi si può fare. Perché non ci sono i sottotitoli? Penso di sì, però non ci sono i sottotitoli. Cioè, perché devo interpretare FIFA? Allora, loro non ci danno indicazioni, quindi per quanto riguarda lo stipendio, io vedo che lui all'Everton prende 110 e potrei offrire tranquillamente 110 anche qui, con un bonus di ingaggio di 400. Vediamo un po'. Offerta equa, abbiamo deciso di accettarla. Quando rispondono così, io ho sempre paura di aver offerto troppo, quindi ditemi nei commenti secondo voi se ho offerto troppo oppure no. Allan sarà il nostro numero 5. È un po' un numero d'Allan, secondo me, il 5. Quindi davanti alla difesa con Tchouaméni. Intanto siamo pronti ad iniziare la nostra terza ed ultima stagione. Si parte con la Ligue 1, poi in questi giorni verranno sorteggiati anche i gironi di Champions League che ci interessano. Forza Monaco, anzi, Allez Monaco, partiamo e divertiamoci. Si torna a casa, si torna nella nostra casa, il nostro fortino, il Louis II, con un trofeo in più e con tante motivazioni per la nuova stagione.
È la prima giornata della nuova Ligue 1, l'ultima avventura, l'ultima stagione di Federico Marconi sulla panchina della Monaco. Vuole essere una stagione importante dal punto di vista dei trofei e dei segnali. E allora, a proposito di segnali, cominciamo a regalarli già da questa notte, già da questi 90 minuti, contro il Reims, che sicuramente è qui per rovinarci la festa. Tchouaméni in copertura, molto bene a leggere il centrocampista classe 99, che poi parte dentro per Ben Yedder, pallone defilato, vediamo se crea qualcosa il 10, dentro ancora Tchouaméni, Rajkovic, due volte Rajkovic, lascia Dallan, vicino Ben Yedder, dentro il belga, appoggio per Wissam che lascia Fekir, un buon pallone, calcia Fekir, Rajkovic nega il primo gol con la maglia biancorossa al francese. Punta Florenzi, poi il tocco vicino, palla che passa per Chavalerin, Girassi si gira, Koundé lo aspetta, chiude senza fallo, riparte il Monaco col solito stile dell'ex Siviglia, che poi aspetta Salemakers, va dentro da Fekir, è un'ottima idea perché può correre il francese, guardare Wissam, servirlo, porta praticamente vuota e per lui è un gol facile facile, sempre e comunque Wissam Ben Yedder, che ha scritto sulla maglia il punteggio 1-0 per il Monaco. Abila, occhio che Florenzi va a vuoto e quindi il pallone diventa buono per Zenelli, dentro Girassi, Zenelli in area, riesce a toccare per Girassi, Ruben Dias, ma è calcio di rigore, è calcio di rigore, credo a questo punto per un fallo di mano del 6, fallo di mano, e allora il Reims ha la chance al tramonto del primo tempo, 5 e mezzo alla pausa, con Girassi pareggia il Reims, rigore perfetto del centravanti che fa 1-1. Allan cambia in zona Onyekuru, pallone lento ma la prende lo stesso il 7 di testa, e poi Ben Yedder, occhio alla reazione immediata, dentro Fekir, aspetta Wissam, tocco dietro, Onyekuru, è calcio di rigore, è calcio di rigore. Per lo stesso discorso, chi di mano ferisce, di mano perisce. E adesso sono uccelli senza zucchero perché non sappiamo battere i rigori. E io ho una certezza, non lo batterà Wissam. Fekir. Benvenuto Nabil, la prima gioia con la maglia del Principato. Fa 2-1, rimette la testa avanti il Monaco. E segna soprattutto il 22 dopo l'assist a Ben Yedder. Impatto devastante. Zenelli. Florenzi benissimo su Zenelli. Allan. Subito Salemakers. Dentro Ben Yedder. Visto. Cross che arriva. Wissam! Anche in rovesciata! È un marziano! E meno male che lo sapevamo. Ma non finiamo mai di stupirci. 3-1! E il 10 porta meglio anche del 9 in questa nuova stagione. E il prossimo incontro, come vedete, sarà contro il Paris Saint-Germain, seconda giornata. Poi vi mostrerò il calendario perché tra poco escono anche i gironi di Champions. Ben Yedder zona sinistro, poi Fekir lascia scorrere, arriva in zona calda, cerca il cucchiaio e prende la mano di Kizio. Ancora penalty, stavolta il Rio Niekuru. E arriva il poker del Monaco. Anche Onyekuru a segno. Pallone che arriva al 2. Poi sovrapposizione di Onyekuru. Dentro anche Fekir. Aspetta Touré. Poi Ben Yedder col tacco. Dallan che apre ancora. Sta arrivando Salemakers. E segna tutto l'attacco del Monaco per la manita. 5-1. Chiude in possesso palla il Monaco. 3 punti. 5-1. Per carità, va considerato l'avversario. Ma va considerato come lo abbiamo reso tale l'avversario. Questo comunque era il calendario di cui vi parlavo. 4 partite, tutto il mese di agosto verrà completato in questo episodio, quindi Paris Saint-Germain, Lione e Strasburgo ancora le nostre avversarie. Poi a settembre arriverà anche la Champions League e quindi anche il prossimo sarà un super episodio. Ed eccoci qui, di fronte, ancora una volta, in un pomeriggio che sembra uno come gli altri e non sarà mai uno come gli altri, perché non è una partita come le altre, lo sappiamo. Oggi apparentemente sì, perché è soltanto la seconda giornata.
Forse però questo soltanto seconda giornata coincide anche con, sono passati soltanto 10 giorni da quella Supercoppa. Loro saranno arrabbiatissimi. Noi abbiamo voglia, stavolta per davvero, di dimostrargli che è il nostro anno. E quindi ancora una volta forza Monaco, forza Wissam. Mettetevi comodi e godetevi quest'altra battaglia contro il Paris Saint-Germain. Allan, Tchouaméni, ancora sul brasiliano. Fekir, occhio al taglio di Wissam, a memoria, servito molto bene. Ben Yedder addosso a Matip. Florenzi, suggerimento centrale per Allan. Si è staccato Fekir, la palla è sui piedi di Wissam che vuole inventare, accena il doppio passo, arriva un compagno, Tchouaméni dentro l'area, difende il pallone e calcia! L'inserimento di Aurélien Tchouaméni, l'uomo che non ti aspetti, alla Ballotouré, fa 1-0 al Parco dei Principi. E questo è un dato importantissimo, perché dico l'uomo che non ti aspetti? Perché all'esordio hanno segnato tutti gli attaccanti, oggi segna un centrocampista contro un'avversaria più di livello, è una caratteristica in più, è un'altra arma a disposizione del Monaco di Marconi in questa stagione. Tchouaméni ha i gol nelle gambe, ha gli inserimenti e lo dimostra contro i campioni. Goretzka, Mbappé a cercare e a trovare Icardi che difende il pallone, si gira, innesca Mbappé che firma il gol dell'1-1. Prevedibile che segnasse Mbappé. Pareggio al 25esimo. Si è mosso Fekir. La palla va per Allan che continua ad inserirsi. Ha visto Fekir, lo serve bene in area. Fekir, Navas. Grandi inserimenti del Monaco che sta facendo divertire. Richarlison, salta Tchouaméni che non lo molla, ma Richarlison ha più qualità. Riesce a crossare, occhio alla palla lenta. Florenzi e poi Koundé addosso a Mbappé. Calcio di rigore, ma incredibile. È incredibile, come fai a fischiare un rigore del genere? Perché l'ha presa di mano, sono sicuro, ancora un fallo di mano. Però se continuiamo a fischiare 4 rigori a partita io li cancello i falli di mano. Guardate, tocca anche prima col ginocchio. Neymar contro le Comte, minuto 42. La può ribaltare il Paris. Palo gol. Lo prendi mai, anche intuito Le Comte. Rigore spettacolare di Neymar, forse il più bel rigore che io abbia mai visto su FIFA. Mai visto un rigore così. Nulla da dire. 2-1, preferivo prenderlo però su azione. Torre continua a pressare, il tocco è dietro. Chan lascia il pallone in orizzontale a Icardi che ha segnato un gol imbarazzante. Si è alzato il pallone, è diventato trasparente e poi ha sfasciato la porta per il 3-1. Poi fuori da Touré. McKenny pressato subito, ha poco spazio. Allan a cercare di trovare Stefan in area. Sharawi ha preso il tempo molto bene, sempre il Sharawi, la mette dietro. Ben Yedder! Ben Yedder! 3-2 al minuto 67, splendida iniziativa della Faraone e siamo ancora vivi. Angolo di Neymar, altissimo, a cercare Goretzka che chiude la partita. Grandissimo stacco di Goretzka e finisce qui con la vittoria del Paris Saint-Germain al termine dell'ennesima battaglia. Mi piace pensare che abbiamo perso la meno importante della stagione, perché ci sono ancora tantissime partite e probabilmente ci saranno anche partite non soltanto di Ligue 1 contro questo avversario. Se dovessi mettere la firma per un'unica sconfitta quest'anno contro di loro, la metterei su questa partita. Sta partendo Ben Yedder, palla verticale per Wissam, siamo al 90esimo, corre lo stesso Ben Yedder contro Navas, calcia Keylor Navas ad impedire il gol del 4-3 e a chiudere di fatto la partita, perché è finito il recupero in teoria, ma solo in teoria quando giochiamo contro di loro. Devono raddoppiare, minuti no, fortunatamente no. Si gioca solo un minuto in più, finisce 4-2. Vi ho già detto tutto quello che penso di questa partita e quindi possiamo già pensare al prossimo avversario, che sarà comunque di livello, il Lione, l'Olympique. In questo momento sappiamo che Doku vale 31 milioni e leggendo anche quelle che sono poi le sue statistiche, posto che ancora bisogna terminare di seguirlo, io effettivamente insomma andrei su di lui. Sempre per un discorso di upgrade ma realismo, perché altrimenti potremmo veramente prendere Messi. Sì, ce ne sono tanti. Non lo faremo, prenderemo Doku, o meglio ci proveremo. Quindi andiamo dal Rennes
e chiediamoglielo. Un pensierino io al Niño Maravilla lo farei. Non che ci manchino soldi, però potremmo provare. 25 milioni, anzi 28 milioni più Sanchez. Vediamo un attimo che dicono. Ah, attenzione, sono d'accordo su Sanchez e questo mi sembra già niente male. Poi ovviamente vogliono mettere a posto qualcosa dal punto di vista del conguaglio, ma ora rinegoziamo assolutamente, perché 37 mi sembra alta. Non sono disposti ad abbassarla, dicono, dopo qualche tentativo, e quindi direi che possiamo accettare i 37,5, che non ci cambia nulla, perché continuiamo ad essere abbastanza ricchi, e quindi potremmo anche regalarci, volendo, a fine mese, un ultimo giorno di mercato di fuoco. Ditemi nei commenti un nome che sognate, anche magari poco realistico, ma che sognate per questo Monaco e che magari proveremo a prendere nell'ultimo giorno di mercato e quindi nel prossimo episodio. Meno male che ci danno una mano loro qui, perché il problema, come vedete dal punto interrogativo, è che noi non sappiamo quanto lui prenda al Rennes. Quindi loro ci fanno un po' un assist. Io vado a sistemare chiaramente tutto. Rimuovi bonus, modifica stipendio, questo te lo alzo a 50. Però ti abbasso quello lì a 3,50 il bonus iniziale. E allora avanza offerta. Sì, preso anche Jeremy Doku. Preso soprattutto Jeremy Doku. Insomma, ho fatto un mercato importante, quindi non saprei dire chi soprattutto e chi anche. Fermi! Mi sono completamente dimenticato di Boadu. Boadu, ragazzi, non abbiamo più preso Boadu. E in teoria ci può servire, perché noi come unica riserva di Ben Yedder abbiamo il buon Wenzel Holz. Con questo modulo noi giriamo bene, chiaramente con l'inserimento anche di Doku. Se non c'è Ben Yedder, c'è chi si può adattare in quella posizione, oltre che chiaramente avere Wenzel Holz. È chiaro che forse è un po' pochino, però al tempo stesso prendere, fare questo modulo qui e prendere due titolari, quindi avere Ben Yedder e prendere anche Boadu, secondo me non è il massimo, cioè perché uno rischierebbe di giocare veramente poco. Però d'altronde la stagione è lunga e noi abbiamo tanti impegni. Però aspettiamo ancora per Boadu. I soldi non ci mancano. Secco nei commenti. Boadu sì, Boadu no. Fatemelo sapere. Si parte dal possesso del Monaco. Terza giornata, bisogna tornare alla vittoria. Occhio al taglio di Fekir e soprattutto alla partenza del nuovo motorino del Monaco, Jeremy Doku, che può accenderlo in stile Martins. Guardare Fekir, va da solo, sempre Doku, cross deviato, ancora Doku. No, ma c'è soltanto calcio d'angolo. Subito il guizzo del belga. Poi tocco interno, Adelaide. Allan lo aspetta lì, facile questa copertura. Poi Florenzi col brivido, va da Fekir che trova la sponda. Riparte il Monaco con la corsa del brasiliano. Parte anche Fekir, il tocco è dentro per Nabil. Sta tagliando Doku, servito invece sui piedi. Cross a cercare Tchouaméni che ci mette la testa. Onyekuru al volo! Sul fondo. Trova tra le linee Allan, subito Fekir, riparte Allan, servito l'inserimento del brasiliano che prende il palo. Prende il palo. L'appoggio centrale su Fekir. E allora forse cambiamo fascia perché spingiamo meglio di là con Doku. Centralmente Allan cerca e trova Ben Yedder. Poi si butta dentro e può volare contro Lopez. Fino in fondo. Allan! Piano piano! Eccolo qui! Al secondo tentativo in questa partita. Il primo timbro con la maglia del Monaco anche per il centrocampista brasiliano. Dopo il palo del primo tempo, 1-0 per noi. Alonso. Niang. Riesce a crossare con Koundé e con un altro calcio di rigore. E con un altro calcio di rigore. Ce ne fischiano uno a partita. Vabbè, ma io li leggo. Ragazzi, ditemi nei commenti. Io sono molto tentato, onestamente. E pareggia il Lione su calcio di rigore con Memphis Depay. 1-1. Tutto da rifare per il Monaco. Prova subito Fekir, vicino Ben Yedder. E poi Fekir si butta dentro. La tiene Wissam, aspetta rinforzi, c'è Allan per esempio, servito, va il brasiliano, è rimasto giù, Ben Yedder si rialza adesso, cross, Fekir sul fondo, lascia il pallone a Diop, Allan sublime, riparte ancora il Monaco con Onyekuru, aspetta Ben Yedder, poi serve Fekir, va dentro Wissam, parte il Sharawi, servito il faraone, in area, il Sharawi al centro per Ben Yedder, che deve soltanto appoggiarla per fare 2-1, sempre il capitano che uscirà perché entra in campo Wenzel Holz, ma prima di uscire fa 2-1. Pallone buono per Cornet, chiude all'attacco e all'assedio il Lione, evitato Touré, sta tornando anche McKennie, occhio a Cornet che insiste, crossa, deviazione, si gioca, calcio d'angolo. Si deve soffrire in questo finale.
pronto Memphis Depay sul primo palo. El Shaarawy, protagonista in questo inizio di stagione. Deve esserlo ancora il Faraone che va a stringere su Depay. Riesce a crossare, secondo palo Florenzi. Un miracolo di Florenzi al sesto di recupero. Un miracolo, poi torna sul pallone. L'arbitro fischia tre volte e il Monaco vince la sua terza partita in queste prime cinque stagionali, la seconda nelle prime tre di campionato. E adesso testa allo Strasburgo per chiudere con il sorriso questo episodio. Il momento della Champions è arrivato, mi spiego meglio. Non dobbiamo giocare la partita di Champions, ma sono usciti i gironi. Sono questi il girone A composto da Real Madrid, Tottenham, Porto e Young Boys. Il B composto da Paris Saint-Germain, Leverkusen, PSV e Dinamo Kiev. Occhio che adesso tocca a noi. Gruppo C, Juventus, una squadra italiana, Monaco, Ajax e Salisburgo. Un girone interessante perché abbiamo già affrontato l'Ajax l'anno scorso, erano i sedicesimi di Europa League, ricorderete, li abbiamo mandati a casa molto umilmente. Poi il gruppo D con Liverpool, Inter, Lille e Spartak Mosca. Nel gruppo E, Barcellona, Lipsia, Lazio e Lokomotiv Mosca. Gruppo F per City, Dortmund, Galatasaray e Shakhtar Donetsk. Poi il penultimo è quello del Chelsea, dell'Atletico, del Club Brugge e del CSKA Mosca. Occhio, perché si dice Club Brugge, io lo ricordo sempre perché verrò bullizzato nei commenti, ma ho commentato il belga e ho conoscenze lì, vi posso assicurare che la pronuncia corretta è questa. E poi l'ultimo, Bayern Monaco, Real Sociedad, Roma e Victoria Pilsen. Quindi vediamo un po' che succede, insomma, in questo girone. Vediamo se la Roma fa il suo. Contento che si siano qualificati per la Champions, però vedremo. Senza mister Marconi è un problema. Florenzi, Doku, prova a mettersi subito in proprio, passa in mezzo a due Doku, splendido, e poi l'apertura per Fekir, di ritorno Doku, prova a metterla giù, riesce a tenere quel pallone, a crossarlo verso Wenzel Olsen, che si sblocca all'esordio da titolare nella nuova stagione, ricomincia a segnare, ma il gol in pratica è di Jeremy Doku, ecco perché l'abbiamo comprato, chapeau e 1-0. Gira su Bellegarde, dentro Thomasson, avvolgente lo Strasburgo in questa fase, tocco dentro e pareggia Diallo, nonostante il tackle di Florenzi, nonostante l'uscita di Lecomte, macchinosi prima, bravi loro, 1-1. Interviene Ruben Dias e poi va verticale su Onyekuru, tanto campo ma siamo 3 contro tutti, per il momento la porta il 7 francese. Vicino Fekir e dentro Wenzel Olsen. Occhio che corre Onyekuru. Guarda Fekir. Soprattutto Wenzel Olsen. Che fa doppietta di rabbia. Avanti ancora il Monaco. E ancora una volta Wenzel Olsen è al posto giusto, al momento giusto. Il gol sembra facile, ma è talento anche questo. Tchouaméni. A sinistra c'è Onyekuru che la mette giù col petto e poi converge. Wenzel Olsen, va dentro Fekir, va dentro anche Onyekuru, servito bene, c'è anche Fekir a porta vuota, chiusa con il 3-1 e con un grande, grandissimo Monaco, quanta qualità lì davanti. E altro gol per Nabil. Finisce così, esulto particolarmente perché è la prima partita di questo episodio in cui non ci fischiano un rigore contro per fallo di mano. Alleluia. Fatemi comunque sapere nei commenti se togliere i falli di mano in area oppure no, ma comunque grazie per aver seguito questo super episodio, perché a parte il passo falso contro il Paris Saint-Germain direi che abbiamo fatto quasi punteggio pieno. Insomma, mi sta piacendo tutto tranne la classifica, perché siamo a 9 punti a meno 3 dal Paris e in questo momento non mi piace, perché quest'anno mi piacerà soltanto quando saremo al comando. Giocheremo con il Metz nella prossima gara e nel prossimo episodio quando apriremo anche la Champions League. Grazie però, ancora una volta ve lo dico, per aver seguito questo episodio. Se siete arrivati a questo punto del video, commentate con hashtag BenYeOls, perché hanno segnato tutte e due, funziona tutto, però fatemi sapere se volete Voodoo. Alla prossima!